Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 23esima puntata di American Truck Simulator. Oggi vediamo di prendere un bel carico per andare in Arizona, 200 quintali di bulldozer. Allora, le marce qua, che ho appena finito di guidare lo Scania, come si usano. Perfetto, c'è lo sceriffo. Vediamo di non correre troppo. E comunque questo ha veramente una guidabilità diversa. Diciamo, ho appena finito di guidare lo Scania G su Eurotrack nella puntata di ieri. E questo è completamente un'altra cosa. Dai, che prendo le curve troppo strette. Cos'ho? Una macchina. Public storage. Credo sia qui. Credo di sì. Andiamo più avanti. Ok. Prendiamo il bulldozer. Io ho la pressione schiacciata e piccata. Ecco. No. Sì. Ok. Seconda. Passato un treno da qualche parte. E ce ne andiamo verso la nostra nuova destinazione a 4 ore e 2. Potrebbe essere che riusciamo ad andarci anche oggi. Lo stop io l'ho fatto, però qua è brutto lo stesso. Volevo mollare il... Ho fatto un casino, non me ne sono accorto. Si sto facendo tutti i casini. Sì, settimo. Abbiate pazienza ragazzi, ho fatto tanti di più casini. Ho tipo fatto mollato l'acceleratore, posso dimodare il freno, tipo... la dritta via. Flagstaff. Ah, mi sceriffo. Almeno sulla macchina è tutto sheriff, credo sia sheriff. Non so, forse è tutto polizia, non lo so. Mi sembra di averci letto sheriff una volta. Sono più capace di usare il cambio automatico solo. Ok, questo l'ho preso. 75.000, wow. Vediamo di spingere forte qua allora. Usare il cambio automatico solo tra che mi rovini. Ma è qualche cellulite, lo vogliamo prendere. Però qui ho un'altra polizia.
ridere, questi qui. Sì, ma sempre un camion americano, ma è piccolino, che non mi piace, tutti corte, strette, però tutte con lui. Ma allora sì, ci può andare. Sta stradina qua schifosa. Allora sì, l'ho fatta anche prima la Route 66. Non sarebbe sta schifezza la Route 66. Aspetta un attimo, fammi così. Voglio vedere se c'è scritto Route proprio o se c'è scritto. Dov'è la? C'è scritto qualcos'altro, perché non mi sembra ci sia scritto Route. Arizona 66. La marcia a caso. Non esistono cambi con qualche tipo di inverter. A parte noi che abbiamo un bel parabolo lì davanti, potremmo spingere queste macchine. No, qua è sceso 65 il limite. No. Beh, lascio che il camion ci arrivi da solo. Finché ci abbiamo velocità non lo stiamo sfrenando a freddo. Di questa macchina più avanti 67. Quella polizia allora, vediamo di sorpassare la massima 67. Mi raccomando che non mette 68 perché no, non devo uscire no. Abbiamo qui vicino, non lo so, tolgo e rimetto la marcia se ci fate caso perché sono un track con la bici. Ah giusto, con questo sbadiglia. Ah cavolo, allora sì che devo uscire. West Coast Flagstaff, no, usciamo qua, prendiamo la strada della polizia. Aspetta che ormai è dietro, non è possibile fare più tanto. Togli il coso, togli il freno un pochettino, ce la faccio fare la scalata. Però se faccio le scalate arrivo lunghissimo agli incroci. Ok. Ah, c'è ancora un po'. Bisogna cominciare a rallentare per tempo. Sto imparando, però è abbastanza difficile lo stesso. Facciamo una pausa. Io vado sempre di notte. Come le luci sul cruscotto? Si accendevano con le luci, adesso sono fisse accese. Le marce, io non ci sono, ci sono proprio un connetto, cambio troppo veloce a quanto pare, questo anche qua, quindi qui rifaccio tutto lo stesso giro, vero? Wrong way. Ah no, di qua fai il giro di là, ce ne vieni di là, perché se non capisco bene come può essere, però
riesco a scalare. No, ho sbagliato. Mi sono dimenticato di premere il pulsante, quindi sono rimasto un attimo nel panico. Anche qua. Mi dimentico di cambiare tra lungo e corto e rimango nel panico. Vado nel panico, non rimango nel panico. Salita dura. Che notte. Perché se ci può fare scagne. Peter, dai che ce la facciamo. Peter, Pietro. Mi pare questo camion del poi si chiamerà Pietro, credo io, no? Perché Peter è l'inglese di Pietro, quindi non andare bene come del tasto, non andare bene anche Pietro, lo abbreviamo in tutti i modi. La cosa che mi dà fastidio è che quando mollo l'acceleratore per togliere la marcia, lui togli la mezza, tolgo la mezza mano, cioè forse sarebbe da fare tac, togli la mezza, che avendo i tasti non si può avere il cambio, sarebbe da fare, però così non si può, troppo, perché sennò lui mi scala la marcia, poi la devo ricambiare, fa andare il motore su di giri, lo fa tornare giù, lo rifà tornare, cioè così, mi dà un po' fastidio questo effetto. Ad andare a Phoenix mi piacerebbe andare a comprare il garage, cioè vorrei andarlo a comprare a Phoenix il garage, giusto perché è una città, è una delle poche città che conosco, che ci sono tutti i giochi, per non comprarlo proprio nuovo a caso. Anche la Flagstaff si aumenta al limite di 10 miglia fino a 75, ci vediamo a 77. Ancora capire perché su Eurotrack il limite quando è 80, tu puoi andare a 87 non ti fanno di multa, però quando è 70, se vai più di 73 tipo ti fanno multa, però non ho capito.
comunque là ci fermeremo, facciamo una puntata un pochino più corta oggi, abbiate pazienza, ma come abbiamo detto poi nel video di ieri ci ho avuto un sacco di problemi. Vuoi cambiare questa mente? E forse qua ne sono un po'. Non lo so, sembra pianura, ma fa una fatica sto farlo, perché l'ho detto, fanno tanta fatica, forse perché fuori fuori si cambia meglio. Non so dove è, perché sembra di aver letto. Guarda che bella, con qualche piccola grattatina sono riuscito a scalare fino alla seconda. Bene ragazzi, io direi che per questa puntata è tutto. Vi ringrazio tantissimo per la visione. Da ben tutto. Ciao a tutti.